La lezione di oggi è dedicata a leggere, cioè alla lettura, evidentemente per l'argomento di cui ci occupiamo, della letteratura scientifica. E vorrei spiegarvi perché è importante leggere la scienza, che potrebbe sembrare un argomento scontato, un ricercatore evidentemente legge la scienza. Beh, purtroppo non è così evidente. Vi posso assicurare che fra i giovani è molto poco diffusa l'abitudine di leggere più o meno sistematicamente le riviste scientifiche, ed è tutt'altro che frequente che anche persone più o meno mature, più o meno avanti nella carriera, leggano poco o nulla e si affidino ad altre fonti di informazione, addirittura vivacchino con quello che sanno, quello che capiscono di qua e di là. Quindi penso sia importantissimo che io cerchi di spiegarvi quanto è fondamentale la lettura per un ricercatore. Perché è esattamente come se voi steste per diventare avvocato. Beh, probabilmente non dovreste essere un avvocato di questo tipo. Così come se foste dei medici non vorreste essere un medico di questo tipo, o nel caso diventiate dei biologi, quello che presumibilmente accadrà, non vorreste che il vostro laboratorio avesse questo aspetto, i vostri strumenti fossero di questo tipo. Sì, in altre parole, dico un'ovvietà che poi nella pratica risulta non essere così ovvia, è fondamentale che voi vi aggiorniate continuamente. Un ricercatore deve essere aggiornato come tutto nel suo campo, ma anche ovunque possibile far spaziare la mente in campi vicini, in campi anche completamente diversi. Perché le fonti di ispirazione e ciò che può tornare utile o meno nei confronti di una data ricerca non è possibile prevederle a priori. Tutto può essere importante. Ci sono esempi illustri e anche uno personale, se volete. Io non sono un biologo, un medico. Nel mio corso, al primo anno, feci gli esami di biologia e mi ritrovai all'epoca tra lavoranti, alla Sapienza, e mi ritrovai in un canale, erano suddivisi per canale secondo l'iniziale del cognome, in cui ci proposero, anzi, il libro di testo per quel canale era il libro Nullius, che dava ogni dettaglio regolare sulla biosintesi proteica e pochissimo su quello che doveva essere l'argomento in realtà del corso, che era la biologia generale, il fondamento degli studi medici. Per di più il libro stesso era, da un punto di vista editoriale, un monoblocco di testo con pochissime illustrazioni. Era veramente qualcosa di piuttosto repulsivo, talché assistito a un paio di lezioni, visto questo libro, dissi: sarà meglio che cambi canale, e andare in un altro canale, dove invece il libro suggerito era un meraviglioso testo americano, tradotto in italiano, scritto a più mani da 4 o 5 dei maggiori biologi dell'epoca, che spaziava in ogni campo della biologia, dalle origini molecolari della vita, alla biologia molecolare, alla biologia cellulare, per andare alla filogenetica, all'ecologia, alla biogeografia e così via. Quell'esame mi fiacco enormemente e nonostante poi abbia studiato da medico, intendessi fare un medico, abbia fatto un medico per alcuni anni, quando poi decisi di dedicarmi alla ricerca, quell'esame costituì la base da cui potevi partire. Avevo idea quando lo studiai, ma in effetti si può dire che sia stata la base in cui, sulla quale ho poi svolto tutto il resto della mia carriera. Quindi
non trascurate nulla, non sapete da dove possa venire l'ispirazione, non sapete da dove possano venire i fondamenti di quello che fate. E quindi per sapere, per avere aggiornati, per avere, come dicevo prima, una fonte di ispirazione, perché i lavori altrui sono una grandissima fonte di ispirazione. Voi potete rimuginare su un problema, con quello che avete in testa per giorni, per settimane, per mesi, e pensare sempre alle stesse cose. Un giorno leggete un lavoro e vi viene un'idea nuova. Magicamente, così non sapete come avviene, forse quel lavoro non è nemmeno immediatamente pertinente, però vi sollecita qualcosa, fa funzionare il cervello in maniera diversa, fa uscire dal solco in cui continua a muoversi. Quindi leggere è fondamentale da un punto di vista professionale, ma è anche un'esperienza meravigliosa. Se lo vedete nel modo giusto, la maggior parte dei giovani, soprattutto, ma ripeto, non solo, considera la lettura al meglio un dovere fastidioso e doloroso. Succede spesso che quando nei laboratori in cui si fanno un journal plan, non so se sapete di che cosa si tratta, in cui bisogna periodicamente presentare uno o più lavori della letteratura, solo pochi giorni prima del journal plan, il capitato di turno si affretta a sfogliare qualche rivista o a fare una ricerchina in internet per cercare un lavoro il più possibile breve e semplice da presentare quando verrà il suo turno. In realtà, questo si può capire naturalmente per uno studente che ha moltissime altre cose da fare, il cui tempo è limitatissimo e prezioso, si capisce molto meno per invece un giovane laureato il cui primo interesse dovrebbe essere la scienza. O perlomeno, sarebbe auspicabile che lo fosse. Nel senso che, beh, mi capita di osservare spesso, quando faccio delle interviste di lavoro con i giovani, fra le altre cose, chiedo che hobby abbiano. Perché uno deve rivelare qualcosa circa la persona della persona. E quando mi dicono che lavorano, io chiedo cosa. Beh, l'osservazione ormai pluriennale è che molto raramente mi leggono di argomenti scientifici. E questo lo so ormai molto bene, ma mi stupisce sempre un po'. Perché se voi siete delle scienziate e non leggete la scienza per il piacere di leggerla, prima ancora che per sapere, forse avete un lavoro, non avete una passione. Se ce l'avete, la scienza è una passione, anche in questo caso. Ma questo non cambia, voglio dire, non è che potete deciderlo. Una passione non ce l'avete, non ce l'avete. La dedizione al lavoro la potete decidere, la passione è molto. Però leggere è appassionante, e ve lo dimostrerò nella maniera più concreta possibile. Leggere è un'avventura quotidiana straordinaria. Farò vedere cosa ho letto domenica scorsa, parliamo di 3 giorni fa. Perché quando leggete le riviste scientifiche, voi vedete il sapere del mondo nel termine creato. Quello che leggete lo sapevano solo gli autori fino a pochi giorni fa. Adesso è diventato un'unità, adesso è diventato sapere del mondo. Voi vedete questo sapere che cresce sotto i vostri occhi. Che cosa dovete leggere? Dovete leggere le riviste. Quali riviste? Dipende dal settore che vi interessa. Naturalmente ci saranno le riviste di settore, che sono meno importanti per conoscere il proprio campo, per conoscere non solo il repertorio culturale del proprio campo, ma anche gli strumenti che ovviamente vengono utilizzati. Nel senso lato, non soltanto nel senso materiale, ma anche i metodi, gli approcci, i modi di affrontare i problemi, le idee che si muovono nel campo. Ma nella scienza ci sono tantissime cose. E una cosa che trovo sempre affascinante è leggere le riviste
generaliste come Nature, Science, come Cell, che sì sono dedicate alla biologia, ma a tutta la biologia. E a questo proposito, ho l'abitudine, finché durante questa lezione, di darvi un campione di ciò di cui stiamo parlando. E allora vi ho portato alcuni libri abbastanza recenti di Nature, che sono per voi, li potete portare via e darvi un confronto, perché quanti di voi hanno avuto un fascicolo cartaceo in rivista in mano fino adesso? Tu? Beh. Come? No. Didi. No, sì. Come ti è capitato? Come ti è non ho cercato perché in realtà appunto anch'io mi avevo posta un problema di riuscire ad aggiornarmi in autonomia. Sei ancora una studentessa, ma studente non ce l'ho. Non ce l'ho, ma credimi, se vorrai troverai il tempo dopo. Lo dovrai cercare, questo tempo, non viene da solo. Però se la cosa ti piace, se la cosa ti appassiona, se ti rendi conto anche di doverti aggiornare, vedrai che lo troverai. L'aggiornamento è evidentemente essenziale. Le cose, finché siete all'università, vengono date delle informazioni che sono più o meno sufficientemente accurate. Una volta che conoscete, l'aggiornamento rimane voi, non c'è più nessuno che vi insegna, nessuno che vi guida, nessuno che può dirvi cosa dovete e cosa non dovete sapere. Ammesso che qualcuno possa realmente farlo bene. Dopo siete sulle vostre gambe. Ed è importante che le vostre conoscenze non diventino obsolete, e lo diventerebbero molto rapidamente nel mio giornale. Ciò che vi farò vedere con qualche diapositiva che vi fate solo 5 o 6 anni fa, e ve ne accorgerete probabilmente voi stessi che sono diapositive vecchie. Quel tempo è già passato, il fronte della scienza è andato oltre. Quindi è una raccomandazione che mi sento di farvi dal più profondo. E vorrei mostrarvi come è fatta una rivista scientifica, cosa che poi potrete verificare con i campioni che avete in mano. Perché dovete sapere anche che cosa potete trovare in una rivista di questo genere. Qualche tempo fa, qualche anno fa, feci per i ragazzi del mio laboratorio un esercizio di questo presi un singolo numero di Nature, praticamente a caso, ed estrassi quelli che mi sembravano gli articoli, gli elementi più interessanti. Ebbene, c'era una gran copia di documenti interessanti in ogni settore tra quelli toccati. Quella presentazione, la base della lezione di oggi, anche se poi l'ho aggiornata, ho inserito nuovo materiale. La cosa importante è che in un singolo numero di una di queste riviste probabilmente ci sono più cose di quelle che riuscirete a leggere in un mese, e queste riviste escono ogni settimana. Di più, in due o tre numeri di Nature ci sono più cose di quante ne potrete scoprire in tutta la vostra vita. E allora direi che vale la pena di leggere. Come è fatta una rivista come Nature? Beh, innanzitutto c'è una copertina. Si comincia dalla copertina, vedete davanti agli occhi, le copertine sono le più varie. Qui c'è una che mi è piaciuta tanto qualche anno fa. Questo che vedete qui è una rappresentazione del nostro super ammasso di galassie. Qualche parola per spiegare cos'è un super ammasso di galassie, se non lo sapete già. Le galassie dell'universo non sono distribuite uniformemente. Si
si sa che formano ammassi e che questi ammassi si ammassano fra loro per formare dei superammassi. E poi ci sono invece dei grandi spazi semivuoti fra questi superammassi. Ora, ammassi e superammassi fino a questo lavoro erano sostanzialmente definiti con un tratto di penna. Si vedeva che c'era un gruppo nutrito di galassie che stavano insieme a loro, sì, questo lo chiamiamo superammasso. Però naturalmente ci deve essere una realtà fisica dietro a questa distribuzione. E questo è quello che esplorano gli autori di questo lavoro, i quali fanno una serie di misurazioni delle velocità e delle direzioni di spostamento di alcune migliaia di galassie e tracciano le loro direzioni di spostamento, le loro velocità. Vedete che ogni puntino che è un malapena discriminato in questa proiezione è una galassia e queste sono le linee che seguono il loro movimento per arrivare a questo che è chiamato il grande attrattore, cioè il grande centro di gravità che tende ad attrarre a sé tutte le galassie del nostro superammasso. Qui vedete siamo noi. E quello che vedete intorno qui invece in azzurrino sono altre galassie che potrebbero essere considerate parte del nostro supermasso, ma di cui si vede invece che vanno altrove e quindi non riguardano il nostro supercluster, come si dice in inglese, locale. Bene, gli autori chiamano, e questo è un elemento poetico, chiamano il nostro supercluster, è la prima volta che ricevo un nome, lo chiamano Laniakea. Laniakea in il linguaggio hawaiano significa cielo immenso, cielo infinito. Hawaiano perché uno dei più grandi telescopi ottici del mondo si trova sul monte Mauna Kea di Hawaii, a oltre 5.000 metri di quota, e quindi il nome è in omaggio a chi ospita questo telescopio in linguaggio hawaiano. Ecco, questa è una copertina, ce l'ho ancora davanti, ma poi ne farò la posta. Che cosa c'è in questa copertina? Come abbiamo detto qualche altra volta, sono richiamati i contenuti principali che si trovano all'interno di un numero, di quel numero della rivista. E qui, ecco, vedete, bisognerebbe poter leggere questo testo più fine per capire esattamente di cosa si tratta, ma in ogni caso questi sono richiami, come succede nel quotidiano, la prima pagina magari c'è il titolo poco più qualificato dell'interno, e leggete l'articolo, questi sono appunto i richiami ai principali articoli interni. Poi c'è un'illustrazione. L'illustrazione pure richiama uno degli articoli interni e viene scelta con un criterio editoriale, non semplicemente scientifico. Cioè si sceglie sì un argomento importante all'interno interno, ma con un occhio, anzi forse anche più di un occhio, all'esterno, cioè la copertina. Le riviste cercano di farla attraente, non perché la vendano le riviste in base alla copertina, ma è una sorta di veste che alle riviste piace avere. Quindi magari ci può essere una copertina su un argomento un pochino meno importante di altri con quel numero, ma che ha invece un'attrattiva particolare dal punto di vista grafico e estetico. Quindi le cose si coniugano perfettamente in termini di bellezza e di importanza. Bene. Passiamo oltre la copertina e vediamo che cosa si trova in queste riviste. Le grandi riviste generaliste non sono soltanto una collezione di lavori scientifici, come sono invece la maggior parte delle altre riviste. C'è anche una parte importante di cosiddetto giornalismo scientifico, cioè si comportano come delle vere e proprie riviste dei quotidiani e contengono lo stesso tipo di lavori di carattere giornalistico, in questo caso ovviamente per giornalismo scientifico, che potreste trovare in Datis Mutandis di un altro tipo di pubblicazione. Per esempio, contengono degli editoriali. Gli editoriali, come sapete, sono espressione del pensiero della rivista come tale, non necessariamente di un singolo individuo, ma diciamo della redazione della rivista nel suo insieme, gli editors.
linguaggio anglosassone, infatti più delle volte non sono firmati perché appunto rappresentano un pensiero collettivo piuttosto che quello di un singolo individuo. Vedete, questo è un editoriale del 2012 ed è interessante perché parla del nostro paese. Succede spesso, sorprendentemente, di sapere notizie riguardo al mondo della scienza più da Nature o da Science che dalla lettura dei nostri giornali, perché nel nostro paese sfortunatamente la scienza non è tenuta in grande considerazione, probabilmente dovete arrivare a pagina 28 per trovare la notizia che invece vi assume un rilievo notevole. Purtroppo questo editoriale esprime delle opinioni negative non tanto sull'Italia ma sul livello, sulla considerazione in cui in Italia è tenuta la scienza, e racconta di tre casi allora recenti per dire come la magistratura spesso si esprima, prende delle decisioni, metta delle sentenze non solo nell'ignoranza della scienza, ma talora anche nel disprezzo della scienza. E si dà notizia, per esempio, della condanna dei geologi che non avevano predetto il terremoto dell'Aquila, sono stati condannati per non aver avvertito la popolazione in tempo. Qui si può discettare su alcuni aspetti, questa è la notizia come la riferisce Nature. In effetti forse sarebbe più accurato dire, per quanto io stesso avrei voluto leggere a proposito, che ciò che la magistratura, il tribunale, imputava a questi geologi era di aver eccessivamente tranquillizzato la popolazione. Molti ritengono invece che si sia trattato di un'accusa insostenibile scientificamente, perché sappiamo bene che tante volte non si possono prevedere, e che quindi questi scienziati siano stati condannati ingiustamente. Il secondo caso di cui si parla è quello è quello di un signore che ha sviluppato un tumore cerebrale, non si dice esattamente quale, posso supporre che si tratti di un melanoma, o almeno voglio sperare che lo sia, perché questo signore ha portato al tribunale l'azienda con la quale lavorava, sostenendo che il tumore fosse stato indotto dal cellulare che utilizzava la quantità di servizio. Ora, sebbene esista un'associazione di qualche significatività fra l'uso esteso di cellulari e la comparsa di tumori di solito benigni, non per questo trascurabili, sullo stesso lato in cui si usa prevalentemente il cellulare, si tratta di un'associazione piuttosto debole e soprattutto è assolutamente impossibile stabilire nel singolo caso se il tumore sia comparso spontaneamente o in funzione o come conseguenza dell'uso del cellulare. Questo aspetto è stato bellamente ignorato dal giudice, che ha condannato la azienda che esercita il suo essere. E infine, gruppi animalisti hanno chiesto al giudice di chiudere temporaneamente l'allevamento di cani utilizzati per esperimenti tossicologici. Ora, può non piacere che i cani vengano usati per esperimenti e quindi anche sacrificati per esperimenti tossicologici, ma bisogna sapere che questi sono richiesti dalla legge, non solo quella italiana, ma quella europea e quella di tutto il mondo. Non possiamo immettere una sostanza nuova sul mercato, esporre le persone a una sostanza chimica nuova se non è stato valutato psicologicamente. Alcune
queste valutazioni, che sono molto estese e molto complesse, richiedono l'uso di cani. Questo allevamento aveva cani a questo scopo, è stato più volte ispezionato, per quanto sia possibile dire, sempre presente che vediamo le cose dall'esterno, non c'era nulla di irregolare in questo allevamento, però trovando il giudice giusto, queste associazioni animaliste hanno detto buongiorno per ottenere la chiusura temporanea dell'allevamento e nell'avere in affidamento i cani dell'allevamento stesso. Cosa ne hanno fatto? Li hanno distribuiti fra privati e di fatto distruggendo l'allevamento che poi ha chiuso. Ora, questi sono tre esempi di pessimi giudizi legati fondamentalmente a una profonda ignoranza della scienza e delle sue circostanze, ed è questo che l'editoriale ha commentato. E qui c'è invece un editoriale che dovrebbe avere un paio di settimane, 6 o 8 dicembre 2018. Sì, abbiamo sentito la notizia. Avrete sentito, perché questa è arrivata sui giornali, che è una grossa notizia, e si parla del fatto che sarebbero state generate in Cina due gemelle con una modificazione del DNA. Solo una cosa, avevo letto. Io credo tutte e due, tanto più che si tratta di gemelle, però devo dire non sono certo. Perché non so se fosse generale o meno, in ogni caso non c'è nessun report scientifico, quindi bisogna stare a ciò che dichiara questo scienziato o sedicente tale, il quale avrebbe modificato un particolare gene in queste bambine in modo tale da rendere resistenti all'HIV. Sempre secondo le sue dichiarazioni, la madre di queste bambine sarebbe stata selezionata fra madri affette da madri il cui partner era affetto da HIV e che desideravano scongiurare il pericolo che i loro figli fossero malati a loro volta. Ora uno si potrebbe chiedere a prima vista cosa c'è di male a rendere una persona resistente all'HIV. Il problema qui è che la tecnica utilizzata altera la linea germinale di queste bambine. Quando, auspicabilmente, a loro volta, o forse non tanto, si può dire un dibattito, a loro volta queste bambine avranno dei figli, trasmetteranno questa stessa modificazione. E non sappiamo probabilmente se in altre circostanze diverse dalla elevata probabilità di contrarre l'HIV questa modificazione sia più o meno desiderabile, se non possa avere degli effetti relativi più o meno attesi, soprattutto fino ad oggi c'era stato un ampio accordo tra la comunità scientifica e anche a livello politico sul fatto che la linea germinale umana non dovesse essere modificata. E questo, come devo dire, era assolutamente da attendersi, forse invece è stato fatto. Dico che era da attendersi perché nella storia umana non c'è un singolo esempio che io sia in grado di citare in cui qualcosa che si poteva fare non sia stato fatto. Non importa quanto esecrando, non importa quanto illegale, non importa quanto sorvegliato, c'è sempre una motivazione di qualche genere che porta a fare le cose di più. E questo è un editoriale su questo argomento, un editoriale che naturalmente si preoccupa delle conseguenze di questo supposto esperimento e di quali possano essere i mezzi per limitare eventuali ulteriori ricorsi alla modificazione del genere. Bene, questo per darvi un'idea di ciò che trovate negli editoriali, trovate dei punti di vista autorevoli, meditati da parte di un gruppo di persone,
eccellente intenzione per scrivere questi brani su argomenti che in un modo o nell'altro riguardano la scienza. Poi avete dei pareri o delle opinioni o delle idee invece presentati, firmati, insomma, idee o opinioni di singole persone, e qui vediamo per esempio in questa rubrica che parla World View, anche un po' prego su Nature, anche un po' prego di altri nomi, delle riviste, ma sostanzialmente si tratta di appunto opinioni in cui una scienziata araba ci racconta come qual è la vita delle donne scienziato nel mondo arabo, e quindi lo dite se è interessato, può trarre degli spunti di riflessione importanti. Più avanti, sempre quando ci sono degli aspetti scientifici o tecnologici, anche che escono da ciò che viene normalmente pubblicato in queste riviste, se ne trovano delle eco, in questo caso sotto forma di un articolo che descrive un piano, un progetto per creare un sito di produzione di energia elettrica in Sahara. Ovviamente l'energia solare non serve un genio per immaginare che il Sahara sia un buon posto per costruire un impianto di energia solare, però quello che si apprende in questo articolo, in cui c'è anche un disegno come un impianto che deve essere realizzato, è che l'impianto servirà non solo l'Africa ma anche l'Europa, per bisogno dei prodotti che sono delineati in questa cartina, e che però questo impianto ha dei problemi, come dice il titolo, perché ci sono stati dei pensamenti, naturalmente da una grande industria europea che vuole contribuire a questo impianto, il progetto non è morto, ma quantomeno avrà subirà dei ritardi rispetto ai tempi pianificati e via dicendo. Insomma, si possono apprendere delle notizie interessanti. Ancora, qui viene data notizia, siamo ancora nel 2012, sì, del fatto che in Cina è stato prodotto un vaccino contro l'epatite E. L'epatite E è virtualmente assente nelle nostre regioni, invece è molto diffusa in Estremo Oriente. È un'epatite relativamente benigna come la A, sempre trasmessa da via o fecale, però come la A ha un'incidenza significativa, 4-5%, di epatiti cosiddetti acute o iperacute, che portano avanti il paziente per il tempo di guarire. Quindi è qualcosa di non trascurabile ed è un'ottima notizia che sia stato sviluppato un vaccino. Qui si parla, fino adesso abbiamo parlato di notizie veramente di giornalistico scientifico in generale, poi scendiamo un pochino più in ambiti vicini alla vera e propria ricerca scientifica. Qui si parla per esempio del sequenziamento del genoma, del trascrittoma di una singola cellula. E ecco qui eravamo nel campo del ritardo, questo articolo uscito, credo che sia anche questo del 2012. Ormai è diventato relativamente routine poter comprare dei kit per sequenziare le cellule. L'articolo descrive come questo viene fatto, si estragga appunto, si estraggono i acidi nucleici dalla seconda cellula, che sono poi amplificati in certe condizioni, che devono essere verificate all'interno di due errori, e poi possono essere sequenziati, e questo porta concede la possibilità di indagare numerosi fenomeni, uno dei quali, fra i tanti possibili, è quello dello sviluppo dei neuroni, perché durante lo sviluppo normale dei neuroni alcuni retrotrasposoni si mobilitano. Alcuni retrotrasposoni che fanno parte del genoma umano in modo ancestrale, nel senso che si sono integrati molto indietro durante la filogenesi, ancora che l'uomo fosse evoluto mentale, vengono mobilizzati.
dati e cambiano posizione, di fatto quindi modificando il genoma di ciascun neurone, dal che ogni neurone è in qualche modo diverso dall'altro. E non è chiaro se e quanto questo contribuisca alla plasticità, alla flessibilità d'impiego dei nostri neuroni. Sicuramente è un modo di indagare questo aspetto affascinante dello sviluppo di queste cellule e qualcosa che non era possibile fare prima del sequenziamento di una generazione, scusate, del sequenziamento di una singola cellula, e che potrebbe aprire delle porte di grande interesse. Che altro trovate? Ma tantissime altre cose. Per esempio una rubrica che non manco mai di visitare sono le recensioni di libri scientifici. E occasionalmente, qualche volta l'anno, magari quando la recensione mi convince che l'argomento mi interessa, ordino un libro e me lo leggo. Anche qui trovate argomenti più vari, si parla di qualunque ambito della scienza. Questo per esempio è molto peculiare, qui si parla di alchimia. E se voi leggete la recensione, intanto imparate delle cose, perché in una qualche misura normalmente la recensione vi racconta che cosa contiene il libro, vi dà alcuni elementi, come no, alcune pennellate generali del contenuto. E questo, anche se poi non comprate il libro, anche se poi leggete un paio di recensioni a settimana o anche di più, evidentemente non potete aggiungere questi due, però vi lascia qualcosa. E quindi da questa lettura di questo semplice, questa semplice paginetta, che è stata scritta da un chimico che si interessa per motivi storici di alchimia, apprendiamo che c'è una ragione per cui effettivamente l'alchimia è esistita per molti secoli e contava così tanti appassionati. È un po' improbabile che si continui, per esempio, a sostenere che può essere prodotto l'oro a partire dal piombo, se poi questo non si realizza mai. Bene, il nostro autore qui racconta come le ricette alchemiche in qualche modo fanno quello che promettono. Per esempio, lui chiede di aver provato personalmente la ricetta per tramutare il piombo in oro. Naturalmente non si ottiene l'oro, ma si ottiene un lingotto di un aspetto del tutto simile all'oro. E si può pensare che in un ambito di pensiero magico, prescientifico, questo lasciasse intuire che forse con il miglioramento della ricetta si potesse effettivamente ottenere l'oro più. E poi ci sono tracce della storia dell'alchimia, delle sue origini, di come sia stata tramandata e così via. Oppure, in quest'altro libro si parla dell'automazione della guerra, cioè della costruzione di automi soldati, cosa molto preoccupante perché attualmente sapete che i famosi droni che vengono utilizzati in molti campi di battaglia sono tuttora guidati da esseri umani, seppure a distanza, non a bordo di un aereo. Qui invece si parla di robot che sono in grado di prendere decisioni autonome, di decidere sostanzialmente a chi nuocere e a chi no, e capire che da un punto di vista delle conseguenze, anche dal punto di vista etico, questo crea dei grandi problemi. Anche qui è molto interessante leggere alcuni documenti che l'autore del libro propone, il libro magari non lo leggerete, ma state sicuri che avete imparato qualcosa. Ci sono non soltanto recensioni in extenso, ma anche recensioni brevi, una colonnina di recensioni, per esempio, di 5 libri come in questo caso. Qui quello che mi aveva colpito di più è la doppia elica annotata e illustrata. Forse sapete che la doppia elica è il famosissimo libro scritto da Jim Watson sulla delucidazione della struttura del DNA, racconta la storia di come lui e Crick siano arrivati a comprendere la struttura del DNA
E periodicamente questo libro viene riedito, ricordo che suo tempo adesso la doppia edita 30 anni dopo, avrei il libro a caso, ormai in libreria, avrei il libro a caso, trovai Linus Pauling, era arrivato troppo vicino, non dovevamo dargli un'altra possibilità di attaccare il problema, chiusi il libro e lo portai. E qui c'è appunto l'ultima edizione, l'ultima riedizione con annotazioni, quindi con anche valutazioni storiche che possono essere meglio fatte a distanza e via dicendo. Quindi anche le recensioni sono una cosa che personalmente trovo realmente interessante, forse non sono cose strettamente da raccomandare per un ricercatore, però con curioso sì. Perfino i necrologi ci sono su queste riviste, gli scienziati di rivista quando muoiono hanno lavorato il necrologio sulle grandi riviste, gli scienziati di buona rivista sulle riviste un po' più grandi. E anche i necrologi sono interessanti, perché il necrologio di uno scienziato deve capire cosa ha fatto uno scienziato. E anche qui si apprendono tante cose interessanti, si vede come si è evoluta la loro vita, che strade ha intrapreso la loro carriera, voi interrogate su quello che dovete fare domani, potreste avere degli spunti interessanti. E viene ricostruito, vengono ricostruite anche quelle che sono state le loro maggiori scoperte. Ad esempio qui si parla di Alfred Wilson, il quale è colui che aveva teorizzato l'esistenza del gene immunosoppressore, e l'aveva teorizzato con un'idea molto brillante, avendo osservato che esistevano due tipi di retinoblastoma. Il retinoblastoma è un tumore della retina che colpisce i bambini molto piccoli, e lui osservava che esistevano due varianti, c'era una variante ereditaria e una variante invece sporadica, e queste si distinguevano clinicamente, perché mentre la variante sporadica di solito era costituita da un singolo tumore che interessava un solo occhio, spesso quella familiare poteva avere una chiara discendenza rintracciabile, era caratterizzata da tumori bilaterali tra loro multipli. E allora Knudson propose una teoria su base esclusivamente congetturale, aveva elementi strumentali da offrire. Lui propose che esistesse un gene immunosoppressore la cui funzione normale fosse quella di impedire la trasformazione delle cellule della retina, e che questo gene occasionalmente, quindi la forma sporadica del retinoblastoma, fosse colpito da un doppio hit, cioè che entrambi gli alleli fossero inattivati. Ora, questo è molto improbabile, questo rendeva ragione della monolateralità del retinoblastoma, nonché della sua rarità. Viceversa, in una famiglia con una eredità per il retinoblastoma ci sarebbe stato sempre, secondo Knudson, un allele mutato in tutta la linea generale, in tutta la cellula del paziente, e quindi una molta maggiore probabilità che una o più spesso più cellule in entrambi gli occhi avessero accumulato la seconda mutazione, il secondo allele di questo ipotetico gene, e quindi si convertissero in senso proprio. Ora, questa ipotesi di Knudson è stata puntualmente verificata, se non vado errato, circa 15 anni dopo essere stato proposto, 10 o 15 anni dopo. Anche qui, nel caso non aveste voluto, attendere la legge di un paio di colonne di questo articolo. Ancora, non siamo ancora arrivati a vedere proprio gli articoli scientifici. Un commento, qui c'è l'opinione autrice, scienziata, che sostiene che dovremmo diversificare i nostri sistemi modello, che non dovremmo limitarci alle poche specie che studiamo in maniera intensiva.
enzima, cioè il lievito, il sielegans, la drosofila, il topo, il ratto e poco altro. Perché? Perché la varietà della vita sulla Terra, la varietà dei meccanismi, la varietà dei geni, delle proteine, delle strategie di vita e di sopravvivenza è enorme e sebbene per necessità spesso ci confrontiamo a un piccolo numero di organismi modello, c'è tanto che noi abbiamo proprio confinato la nostra ricerca a questi organismi modelli. E anche questo è un qualcosa di molto interessante. Poi, di tanto in tanto, noi c'erano anche altre riviste, propongono una rassegna su un certo argomento. Qui, in questo caso, si parla dell'autismo e se l'argomento vi interessa potete trovare un buon numero di corpose review, cioè appunto delle rassegne, su tutta una serie di argomenti che riguardano l'autismo. Per esempio, la complessità della malattia, non è una singola malattia, uno spettro di malattia, per esempio, l'articolo che riguarda la genetica, lo sviluppo del bambino, invece l'età adulta dei pazienti affetti da autismo, come si fa la diagnosi, come il trattamento, quali sono le prospettive, eccetera, eccetera, eccetera. Ciascuno di questi argomenti viene trattato da una rassegna apposta. Si tratta di qualcosa di piuttosto oneroso da leggere, ma se un argomento di interesse magari costituisce il centro del nostro lavoro, può essere molto utile. Ancora non siamo arrivati agli articoli scientifici, ma qua e là, fra una pagina e l'altra, ci imbattiamo nella pubblicità. E questo a volte sorprende, no? Perché dite, ma come pubblicità, ma che di che stiamo parlando? Non mica protocollo, una rivista scientifica. Beh, però la scienza si fa coi soldi, e neppure pochi, a dire il vero. E quindi non è sorprendente che intorno al mondo della scienza ruotino delle realtà economiche che si esprimono in termini di denaro, e le realtà economiche fanno pubblicità. Ovviamente si tratta di pubblicità che riguardano gli scienziati, che sono quelli che vengono la rivista, ma avrebbe senso pubblicizzare, non so, i circolativi. Ci sono riviste assai migliori se si vogliono vendere i circolativi. E la pubblicità riguarda spesso prodotti, materiali, strumenti, kit e quant'altro possa essere utile al ricercatore. Per esempio qui apprendiamo che un New England Biolabs, una particolare azienda che produce enzimi per la biologia molecolare, ha prodotto delle nuove ligasi che consentono di legare tra loro frammenti di DNA con grandissima efficienza rispetto ai prodotti della concorrenza. E questo può essere interessante se vi trovate a dover frequentemente fare delle reazioni di ligazione e avete bisogno di un enzima che funzioni in maniera efficiente, che vi dia una grande quantità di prodotto che vi interessa. Oppure qui apprendiamo da un'altra azienda, mette a disposizione reagenti per l'analisi della cromatina, della mutazione del DNA, per l'analisi dell'RNA e così via. O qui che un'altra azienda sta lanciando un nuovo sequenziatore di seconda generazione. Anche questa non ho avuto il tempo, ma avrei voluto aggiornarvi le inserzioni pubblicitarie che sono ancora quelle originali del 2012. Tutto sommato non è così importante, perché anche se questo sequenziatore ormai è obsoleto già, siamo a soli 6 anni dal lancio, e già l'azienda del mondo delle culture ha modelli nettamente superiori, però vi dà un'idea di quello che potete imparare. Cioè, non sempre il fatto che esista un prodotto, uno strumento adatto alle vostre esigenze dovrete sapere, se non per il fatto di imparare per la pubblicità. Più spesso che esaltate un po' a mondiali di Stati Uniti, ma qualche volta vi dice una minoranza dei casi è utile. E poi finalmente arriviamo al contenuto scientifico, e questo è l'indice della rivista.
che in realtà si compone di due parti. Una grossa parte riguarda la sezione giornalistica della rivista, sulla pagina non di corso, questa invece è la parte prettamente scientifica. Allora, qui abbiamo dei commenti ad articoli che sono pubblicati poi in questo numero della rivista. Cioè, la rivista pubblica un articolo e poi commissiona a scienziati dello stesso settore un commento su quell'articolo. Lo fa quando ritiene che quell'articolo abbia una particolare importanza, un particolare rilievo per la comunità scientifica e che valga la pena di commentarlo e allora di esemplificarlo in un'audienza più vasta di quella che sia in grado di leggere l'articolo stesso. Vedremo che questo è molto utile quando vi presenterò alcuni articoli che potrebbero non essere di vostra immediata economia, immediata comprensione. Vedete anche che l'indice, questi sono appunto news and views, cioè i commenti, e poi l'indice degli articoli di ricerca è diviso in articoli e lettere. E questa è una distinzione che con varie denominazioni è utilizzata da molte riviste. Gli articoli sono, riguardano un argomento più esteso, una ricerca di più ampia portata o con conseguenze più rilevanti. Le lettere, che pure sono articoli di altissima vaglia, sono però più brevi e si applicano un ambito un pochino più limitato. Qualunque ricercatore si farebbe tagliare un dito per una lettera pubblicata su Nature, quindi non è che stiamo parlando di varie lettere. Bene, vediamo gli articoli. E qui veramente ho pescato un mazzo sicuro che non potrei sbagliare. Generazione di cellule teoriche funzionale a partire da cellule staccate neuronali. In questo lavoro gli autori descrivono come, partendo dalle solite IPS sostanzialmente, le nostre mascotte, si possa produrre cellule tiroidee che funzionano, che producono ormoni di tiroidea e che quindi sono in grado di piazzare la tiroide. Mostrano gli autori che è possibile prendere queste cellule, inoculare in un topo che è stato trattato in modo da ottenere una porzione della tiroide, inoculare sotto punte, quindi ectopicamente, non nella sede normale della tiroide, e in questa sede che certamente tiroide non c'era, si forma tessuto tiroideo riconoscibile dalle caratteristiche istologiche molto, molto tipiche e soprattutto che il topo che è stato trattato, che è stato appunto tiroidectomizzato, in effetti recupera, cioè recupera la funzione umana, quindi questo tessuto è funzionale e produce un ormone tiroideo in quantità sufficiente a sostenere questo topo. Quest'altro lavoro è molto interessante. Intrinsically determined cell death at the level of cortical interference. Dunque, voi sapete che durante il tardo sviluppo intrauterino c'è a un certo punto una sovrapproduzione di neuroni. A un certo punto il cervello contiene più neuroni di quanto non conterrà il cervello. E poi c'è una sorta di selezione tra questi neuroni. Si pensa, ma non è dimostrato, che questi neuroni competano tra loro per stabilire le connessioni e solo che ne hanno il giusto livello di successo che arrivano a tre altre neuroni. Bene, gli autori mostrano che questa morte neuronale selettiva è intrinseca ai neuroni, nel senso che è possibile espiantare i neuroni dal cervello topo in via di sviluppo, metterli in cultura e vedere che una parte proporzionale a quello che si vede nel dito morirà in cultura nello stesso giorno in cui ciò avviene in vivo, cioè i neuroni ricordano l'età che hanno, l'età di sviluppo che hanno e muoiono nel giorno di questo. Quindi la morte è dettata da un programma intrinseco della cellula e non da stimoli esterni. Qui passiamo alle lettere, intanto per dimostrarvi che non si tratta di
dimensioni minori, quindi questo forse siamo nel 2014 mi pare, o 16, direi 16, forse avete sentito questa notizia, fu il primo caso, che l'hanno annunciato adesso direi, di pianeta al di fuori del nostro sistema solare con caratteristiche simili a quelle della Terra, simili nel senso che è nella cosiddetta fascia compatibile con la vita, con la fascia compatibile con la vita, è quella che consente la presenza di acqua allo stato di vita. Per quanto ne sappiamo, per quanto ci consta sulla base della vita sulla Terra, la vita è possibile solo se c'è acqua, e non ghiaccio e non vapore acqua, ci vuole acqua liquida. Quindi si ritiene che i pianeti che siano a giusta distanza dal loro stella possano albergare acqua liquida e quindi possano ospitare la vita. E sorpresa, questo pianeta, dopo aver cercato in un'ampia area della nostra galassia, l'abbiamo trovato che orbita intorno a Proxima Centauri, cioè in assoluto la stella più vicina alla Terra. Lasciando pensare che nel futuro, che non sarà certamente domani, non sia addirittura impossibile raggiungere. Siamo a 4,3 anni luce dalla Terra, quindi nell'ipotesi di poter viaggiare per la prossima a quella della luce, ci vogliono pochi anni per raggiungere questa stella. Un'ipotesi evidentemente per il momento fantascientifica, ma vi potrebbe sorprendere sapere, ho preso leggendo le riviste, non ho qui il lavoro relativo, vi potrebbe sorprendere che ci sono piani concreti per mandare delle sonde su questo pianeta. Se vi interessa lo racconto dopo come si svolgerebbe questa operazione, ma è straordinario, veramente emozionante pensare a un'avventura di questo genere, l'esplorazione di pianeti al di fuori, molto al di fuori del nostro sistema solare. Ancora, se nel caso questo lavoro vi sembrasse troppo tecnico, probabilmente lo è, perché vi narrano il dettaglio che hanno fatto per individuare un pianeta che, ne sono quasi certo, non è visibile con un telescopio ottico, la sua presenza viene inferita da altri elementi, cioè presumibilmente da oscillazioni di orbita. Ma di solito questi pianeti, per la maggior parte, vengono scoperti osservando delle sottili oscillazioni della stella madre, perché quando un pianeta si interpone tra la stella e noi, pur essendo molto più piccolo della stella intorno alla quale orbita, riduce leggermente la quantità di luce che ci raggiunge, e quindi da questa periodica evoluzione della luce inferiamo la presenza del pianeta, possiamo addirittura determinare non solo il periodo di evoluzione, ma anche la massa, la distanza dalla stella, eccetera. Nel caso comunque questo vi risultasse troppo tecnico, potete leggere il commento in cui si racconta in soldoni, un linguaggio più accessibile a persone sì di cultura scientifica, ma non necessariamente un astronomo o un astrofisico, di che cosa si tratta, qual è il significato della scoperta, e vi si propone anche un'immagine ipotetica della superficie di questo pianeta. Ancora avanti. Questo invece è datato 7 dicembre, l'ho letto, è quello che dicevo, l'ho letto domenica scorsa, e l'ho trovato molto molto impressionante, qui ho pensato a raccontarlo, quello che avevo l'idea, che potete trovare, è un algoritmo di reinforcement learning, gli esperti intelligenza artificiale sanno che cosa significa, di carattere generale, che gioca a scacchi, a shogi, gioco giapponese che sento nominare per la prima volta, e a go, attraverso, qui dicono self-play, in realtà è molto più che self-play. Di che cosa si tratta? Se leggete l'articolo, apprendete che questo computer ha battuto i migliori computer, i migliori algoritmi disponibili in ciascuno di questi tre giochi.
i quali al periferio hanno già battuto i campioni umani del rispettivo gioco, e lo ha fatto in maniera generale, cioè gli altri algoritmi, i migliori fino a questo momento, erano specifici, c'era uno per ciascun gioco, ed avevano input umani, cioè erano disegnati, costruiti sulla base anche di conoscenze umane per essere ottimali per giocare il gioco giocato. Questo invece è un gruppo che gioca i tre giochi, e probabilmente ne può imparare molti altri, e ciò che gli viene dato come input sono soltanto le regole del gioco, dopodiché in poche ore, nel caso degli scacchi, ha giocato più partite con se stesso di quanto ne siano registrate in tutta la storia umana, ha imparato a giocare a scacchi e ha battuto per 28 volte su 100, ha vinto per 28 volte contro l'algoritmo più forte precedente, ha pareggiato 72 partite e non ne ha perse nessuna. La cosa importante è che le cose importanti sono due: che questo algoritmo ha una valenza più generale di tutti i suoi professori, perché può imparare giochi diversi, e che lo fa in maniera assolutamente autonoma. E questo è stimolante e, se volete, anche preoccupante. Ma di questo si può discutere. Anche in questo caso, se trovate l'articolo troppo difficile, potete ricorrere alle... qui siamo su Science and Perspectives, in cui vi si spiega più semplicemente che cosa è stato fatto, o in questo caso trovate anche un articolo tra gli editoriali, niente poco di meno che di Garry Kasparov, che era il campione di scacchi battuto per la prima volta da un computer intorno negli anni 90. E Kasparov vi spiega che significato abbia, esordisce dicendo si sono svolti dei campionati di scacchi recentemente da qualche parte, dice, ma non si tratta dei più forti giocatori, non si tratta soltanto del campionato tra i più forti giocatori umani, perché i più forti giocatori di scacchi sono i computer. E a un certo punto fa un commento molto interessante e molto illuminante, cioè dice, tutto sommato, uno studiare le mosse di questo algoritmo che si chiama AlphaZero, dice, sono stato compiaciuto dal fatto di trovare che giocava con me. E anche questo è molto impressionante, cioè lui dice, lui l'algoritmo è più interessato alle posizioni, alla funzione, piuttosto che ai pezzi. È disposto a perdere pezzi pur di guadagnare posizioni nel gioco. E questo va contro quello che era il pensiero comune prima che fossero sviluppati questi algoritmi. Si supponeva che il computer, sfruttando semplicemente la potenza di calcolo, facesse un gioco piuttosto noioso, scegliendo ogni volta quale fosse la mossa migliore sulla base del calcolo di tutte le possibili mosse. Ora, calcolare tutte le possibili mosse del gioco degli scacchi, che è il più semplice tra i tre che vi ho elencato, ancora oggi non è possibile. Quindi, l'algoritmo non può semplicemente calcolare quale sia la migliore mossa in assoluto, deve avere una sua strategia. La cosa notevole è che la strategia di AlphaZero è molto immaginifica, non è una strategia noiosa, somiglia un po' al modo con cui gli umani la tenete presente che AlphaZero, dice l'articolo, valuta mediamente 60.000 possibili mosse prima di fare ciascuna mossa nel gioco. Gli altri algoritmi ne valutano da 30 a 60 milioni. Questo vuol dire che AlphaZero, nessuno sa esattamente cosa faccia. Quando voi lavorate con sistemi neurali, non sapete che cosa faccia, esattamente come non sapete cosa faccia il vostro cervello, vedete che cosa risulta nella lavorazione. Nessuno sa cosa faccia. Il fatto che abbia bisogno di valutare così relativamente poche mosse vuol dire che ha un'intuizione di quali siano, di quale sia il tipo di mossa giusta. Non gli interessa andare a valutare mosse che sono evidentemente sbagliate. Molto, molto, molto interessante. E se non siete ancora stanchi, abbiamo, per il momento, finito la parte scientifica.
specifica, quando vi mettete vedere cosa trovate nei vostri numeri. Ma dopo che la parte scientifica trovate ancora varie sezioni interessanti, una la voglio illustrare, è quella sul lavoro, anche questa è rilevante per voi. Spesso comprende degli articoli che illustrano un particolare settore di lavoro per gli oggi in questo caso, cioè l'industria del cibo, quindi la manifattura del cibo, la qualità del cibo, la sicurezza del cibo e così via. È un settore di applicazione per gli oggi, ma che in realtà possono avere delle idee che non verrebbero sempre frequentazione del laboratorio che oggi. Si può scoprire che ci sono delle opportunità interessanti anche al di fuori dell'accademia, ma se comunque volete rimanere all'interno dell'accademia stessa, allora dovreste essere interessati agli annunci, dove trovate annunci per ogni sorta di posizione per tutto l'arco della carriera del ricercatore, se per esempio vedete l'Imperial College di Londra. Altissimo livello che pubblicizza i suoi corsi di dottorato in scienza e matematica e leggendo l'iniziazione c'è ogni sorta di settore scientifico oppure qui potete vedete annunciato un posto di post dottorato oppure potete trovare un posto di lecturer, figura che c'è in Gran Bretagna ed è una persona che si occupa soprattutto di fare lectures, lezioni, insegnamento, ma spesso queste posizioni hanno anche un piccolo finanziamento indicato alla ricerca, per cui il lecturer, dopo che ha svolto la sua didattica, può occuparsi di ricerca anche grazie a questo finanziamento del piccolo lavoratore che gli viene concesso. Ma anche quando cercherete un posto da professore, potreste trovarlo tramite gli annunci, l'Università di Basilea, qui, e quindi veramente a quale livello potrete trovare anche annunci per la direzione di istituzioni anche prestigiose, anzi più sono prestigiose, più ne trovate gli annunci su Nature, quasi mai trovate annunci italiani, semplicemente perché da dove non le istituzioni pubbliche si fanno i loro corsi, e quindi non c'è annuncio che non sono gazzetta ufficiale. Ma invece in tutte le grandi istituzioni del mondo, anche quelle di livello un po' minore, è detto annunci su Nature, su Science, su altre riviste, vale la pena scoprire se state cercando un lavoro o se anche solo pensate a una prospettiva futura. Infine, ho tanto insistito sul tenervi aggiornate e sì, ma concretamente come si fa? Perché non sono più i tempi di cui eravamo la volta scorsa in cui si leggeva, si andava in biblioteca, si vedeva un certo numero di riviste, un piccolo numero di riviste, più o meno settimanalmente e si sfogliavano queste riviste e si vedeva cosa c'era di interessante. Ormai le riviste che vengono pubblicate, solo quelle indicizzate, sono molte migliaia. Poi ce ne sono tante altre che forse è meglio ignorare piuttosto che conoscere, ma insomma, comunque, l'amore, non solo di lavoro, ma perfino di riviste che vengono continuamente pubblicate, è enorme. Non c'è possibilità di averne una panoramica in presa diretta, dovete rivolgervi a quelli che abbiamo per fortuna e che sono molto indicizzati. Nel settore scientifico, nel settore biomedico, il motore di ricerca per eccellenza è PubMed, che tutti conoscete. Sapete bene come si fa, potete cercare un argomento, un autore, una rivista, una pubblicazione, un pezzo di un titolo, quello che volete, e trovate quello che cercate. Questo è il tipico output di PubMed. Sicuro che avete tutti una qualche pratica che ci dilunghiamo, PubMed può essere un buon modo per tenervi
aggiornate per un anno su un settore che vi interessa particolarmente, fate la stessa ricerca periodicamente e trovate tutto quello che è stato pubblicato in quel settore. Ma c'è anche un modo più comodo per fare la stessa cosa, ad esempio rivolgersi a motori di ricerca che interrogano partner dovrettori. Per esempio, PubCrawler è un motore di ricerca gratuito, tutto quello che dovete fare è iscrivervi e dare la vostra generalità e impostare una serie di ricerche fisse sul partner con la scadenza che volete, io ce l'ho settimanalmente, PubCrawler vi invia le risposte alle domande che ho fatto, un compendio della letteratura che risponde agli argomenti che ho impostato. L'altra cosa che personalmente trovo utile è farmi inviare dalle riviste, sul sito di ogni rivista potete trovare la modalità per farlo, farmi inviare dalle riviste un avviso che è uscito un nuovo numero, così non devo ricordarmi io di andare a cercare l'ultimo numero della rivista, l'ho letto, non l'ho letto, mi arriva una mail, mi rimane una sotto casella apposita e so quali riviste tra quelle che mi interessano devo ancora vedere. E questo è quel PubCrawler di cui vi dicevo prima, che vi dà i titoli che riguardano, ecco qui per esempio c'è una ricerca per la parola retinoblastoma e quindi si danno le titoli che riguardano il potete usare questa e tante altre strategie, ma quello che vi raccomando è di tenervi aggiornate. La ricerca la fanno le persone aggiornate, insomma, che pensano, parlano e le persone che le leggono. Ricordatevi sempre che la lettura è un'avventura meravigliosa, oltre che un dovere, e qualche volta onestamente non lo so, qualche volta siete stanchi, qualche volta avreste di meglio da fare, bisogna leggere lo stesso, bisogna tenersi aggiornati, però potete avere delle avventure appassionanti quando seguite sulla vostra serie. E così.